Trasmettiamo le interviste di Telearcobaleno 1. Buona visione! Oggi siamo qui nell'Aula Magna dell'Ospedale di Sapri per ricordare la dottoressa Rocco, che è stata per 19 anni direttore sanitario dell'ospedale e di cui oggi, alla presenza delle nostre massime autorità sanitarie, verrà intitolata l'Aula Magna. Qui con noi abbiamo il fratello Pino, che ci darà un piccolo ragguaglio sulla persona della dottoressa Rocco. Chi era la dottoressa Maria Rocco, cioè come fratello, sorella in famiglia? Era la sorella più vicina per età, perché ci separa un anno e mezzo, diciamo. Lei era nata un anno e mezzo dopo di me, quindi siamo cresciuti insieme. E i ricordi sono fortissimi, soprattutto i ricordi di infanzia. Poi ci siamo sempre visti, io sono venuto pure spesso a trovarla a Sapri, dove sapevo che lei lavorava molto, si impegnava e teneva molto alla crescita di questo ospedale. E l'ho sempre incoraggiata ed ero orgoglioso, diciamo, di mia sorella Maria, che svolgeva questa professione con consapevolezza, serenità e dedizione. La cosa che mi ha colpito è l'affezione di tutti quelli che hanno lavorato insieme a lei, l'affezione verso mia sorella, che è ancora continua e che si è espressa anche in un riconoscimento ufficiale per il quale siamo qui riuniti oggi per la dedicazione dell'Aula Magna a mia sorella. Questo naturalmente è un grande onore per lei, per noi, della famiglia e stiamo riconoscendo la comunità di Sapri, la comunità dell'ospedale. E quando sono tornato da Milano, dove ho vissuto molti anni, e mi sono impegnato anche io nel mio piccolo per il Cilento. E ricordo che facemmo nel 99 una manifestazione itinerante per tutto il Cilento, compreso il Vallo di Diano. Toccammo Agropoli, Pestum, Sala Consilina e poi l'ultima tappa fu a Sapri. E in quell'occasione fummo ricevuti nella piazza di Sapri, antistante la ferrovia. C'era il sindaco D'Agostino, a quell'epoca che era sindaco di Sapri, e io intervenni perché ero uno degli organizzatori di questa manifestazione. E dissi, parafrasando John Kennedy, pur essendo di Valle della Lucania, ma essendo del Cilento, dissi: io sono di Sapri. Oggi, dopo tutta questa esperienza di mia sorella in questa città e nel Golfo, dopo i riconoscimenti che la comunità le sta tributando con grande sensibilità, non solo dico che questa è una comunità che coltiva la memoria e quindi è destinata a crescere, ma dico anche, con consapevolezza maggiore, che oggi veramente sono di Sapri in modo indelebile. Vi ringrazio. Grazie a lei. Oltre al momento di ricordo della dottoressa Rucco, che è un qualcosa che meritava, oggi verrà presentato all'interno della cerimonia anche i risultati del lavoro bellissimo svolto dal professor Guido Iaccarino della Facoltà di Medicina dell'Università di Salerno. Professore, buongiorno. Buongiorno, Ci può sì. dire qualche cosa? La dottoressa Ruocco accettò l'invito del Dipartimento dell'Università appunto di svolgere presso Salerno la giornata mondiale dell'ipertensione arteriosa qui a Sapri. È un evento durante il quale scendiamo sul territorio con gli ambulatori, gli studenti, e, diciamo sì, il personale sanitario dell'Ateneo. E per appunto promuovere la cultura della salute e della prevenzione cardiovascolare
cardiovascolare e dell'ipertensione arteriosa in particolare. La dottoressa accettò moltissimo, molto volentieri questo invito, e per noi è stata una collaborazione molto proficua che ci ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche appunto del territorio saprese che verranno illustrate appunto nella giornata di oggi. Qualcuna? Beh, noi abbiamo fatto uno studio sulla prevalenza delle patologie cardiovascolari e sull'ipertensione arteriosa in particolare. Emerge purtroppo ancora una volta che i valori di pressione non sono ben controllati sul territorio della provincia salernitana, con ancora una scarsa attenzione appunto sia al controllo pressorio nei coloro che già sanno di essere ipertesi, sia addirittura alla conoscenza dello stato ipertensivo in coloro che in cui noi abbiamo fatto per la prima volta diagnosi di ipertensione. Sono numeri ancora molto più prevalenti rispetto a quello che osserviamo invece in centri più grossi, quali appunto Salerno oppure appunto a Napoli, dove invece c'è una maggiore attenzione e quindi anche un migliore controllo di questi fattori di rischio. Abbiamo dato anche uno sguardo alla maniera in cui i sapresi mangiano e siamo molto contenti di poter affermare che c'è una buona cultura della filiera corta, che è un presidio importantissimo per la riduzione del rischio cardiovascolare. Insomma, c'è qualcosa di buono e qualcosa sul quale migliorare. Professore, chiedo scusa, come mai in una zona così bella, come ha detto lei, che è il Cilento, in modo particolare il Golfo di Policastro, ci sono tanti casi sempre in aumento di persone che hanno la tiroide, carenza di vitamina D e in questo caso anche di pressione alta? Ci può elencare qualche causa? Sì, tra le case vanno indicate sicuramente la scarsa attenzione alla prevenzione. In realtà adesso ci accorgiamo di più che determinate situazioni sono più frequenti. In realtà la prevalenza è probabilmente la stessa rispetto ad altre zone, il problema è appunto che se non viene affrontato il problema non si può risolvere, quindi se non vengono fatti i dosaggi della tiroide oppure i dosaggi di vitamina D, poi dopo ci si rende conto che effettivamente c'è una cattiva abitudine a non fare prevenzione, e questo porta appunto alla comparsa di queste problematiche. Professore, quanto è importante la vitamina D nell'organismo umano? La vitamina D ha un valore che è in qualche maniera probabilmente sovrastimato, cioè abbiamo un'eccessiva attenzione nei confronti della vitamina D, che sappiamo essere stagionale, quindi fondamentalmente legata anche all'esposizione solare. Sicuramente la possibilità di approvvigionarsi da territori ricchi in vitamina D, quale per esempio appunto il Cilento, dove ci sono grosse produzioni di olio d'oliva, che soprattutto l'extravergine d'oliva, che aumenta la quantità di vitamina D che assimiliamo tramite il pasto, scoprire poi dopo che in realtà ci sta un deficit ci fa essere ancora un pochettino più attenti, perché vuol dire che stiamo cambiando le maniere con le quali stiamo mangiando, quindi sta prevalendo la filiera lunga piuttosto che la filiera corta, e i prodotti locali vengono meno valorizzati rispetto a quelli dei supermercati, e questa cosa qua poi dopo si traduce in deficit vitaminici che possiamo andare ad analizzare. È importante anche il controllo del valore di paratormone, non so, che è un ormone controllato dalla vitamina D, che aumenta solo quando però i valori di vitamina D sono particolarmente bassi e che comunque complica poi dopo il quadro clinico. Vado errato, questo che ha detto lei ora indica anche che c'è una probabilità di avere un infarto? Il paratormone sicuramente è stato legato con il rischio cardiovascolare, quindi la possibilità di avere un infarto, è collegato anche con altre condizioni, quali per esempio l'insufficienza renale, la riduzione della capacità del rene di funzionare in maniera appropriata, e oltre a essere storicamente coinvolto nei meccanismi di regolazione della mineralizzazione delle ossa, quindi nelle osteoporosi. È sicuramente un importante ormone sul quale sta aumentando l'attenzione
dei ricercatori e dei medici negli ultimi anni. Qui con noi abbiamo oggi la direttrice amministrativa, la dottoressa Martino Marilinda, che è direttore amministrativo dell'ospedale e anche del distretto, con la quale ha condiviso con la dottoressa Ruocco tanti anni di dure battaglie, di lavoro duro per far sì che questo ospedale potesse avere quello che vediamo oggi e che possa avere anche un altro futuro. Ecco, ci può spiegare, ci può dire qualche cosina di questo lavoro che ha fatto a stretto braccio con la dottoressa Ruocco? Abbiamo condiviso tutto con Maria e io oggi mi sento commossa, emozionata, questa è la verità, perché era una donna eccezionale, un professionista eccezionale e lottava per le cose, si è battuta per tutte le cose in cui lei credeva. E che devo dire, che l'ospedale per Maria, io l'ho sempre detto, era la sua casa, come erano la sua casa i bisognosi, i sofferenti, e quindi noi ce la ricorderemo sempre, penso, e penso di condividere con tutti quelli che oggi saranno presenti allo svelamento della targa in sua memoria, di condividere questi sentimenti che avevamo con Maria. Qual è stata la battaglia più dura per l'ospedale di Sapri che avete condiviso insieme? Ne abbiamo condivise tante, una in particolare, cioè tutte le cose per far crescere l'ospedale, per andando fino al limite del possibile, per acquistare materiale, per aprire reparti, abbiamo fatto tanto, tanto, tanto. Un vizio e un pregio della dottoressa Ruocco? Allora, un pregio che era una persona di grande fede, di grande umanità, solo che delle volte... Allora, per lei erano tutti i livelli essenziali di assistenza, cioè noi cozzavamo perché mentre io gestisco il budget dal lato economico, lei invece gestiva la sofferenza, i malati, il disagio. Ecco. Complimenti, grazie. Allora, qui con noi abbiamo il dottor Mario Rocco Calabrese, che oltre che essere il direttore sanitario del distretto 71 Sapri Caperotta ha ereditato anche la dura eredità della direzione sanitaria dell'ospedale, che prima è stata della dottoressa Maria Rocco. Ecco, ci può dire qualche cosa del lavoro che ha trovato qui in ospedale e soprattutto di quello che sta facendo perché questa macchina complessa e farraginosa possa andare avanti? Sì, io devo innanzitutto ricordare che tutto quello che è divenuto questo ospedale adesso è stato terminato soprattutto, e lo voglio ribadire con forza, dal lavoro, con il lavoro e l'impegno di Maria Ruocco. Noi eravamo colleghi quando io ero alla direzione di Eboli e Battipaglia e so con convinzione il lavoro e l'impegno che lei ha profuso per mantenere in vita questa struttura, perché è una realtà, la nostra del Golfo, che ha problemi ovviamente logistici nonché ambientali particolari, è stata sempre, diciamo, in qualche modo penalizzata purtroppo, ma non dalle scelte aziendali, proprio dal fatto che questi sono territori difficilmente raggiungibili e dove non si può prescindere da una struttura che possa garantire l'emergenza urgenza. Ci sono stati vari tentativi da parte anche della politica, volti a politica non locale evidentemente, ma volti a sminuire le competenze e il valore intrinseco all'interno di questa struttura, ma non ci sono riusciti, e un grande merito va dato a Maria Ruocco, che con il suo lavoro e il suo impegno, noi direttori sanitari siamo soggetti a critiche, siamo soggetti a pressioni, e so perfettamente cosa significa portare avanti realtà così difficili e complesse come questa, ma non per altro, per carenze proprio intrinseche alla struttura e per carenze intrinseche al fatto che molte persone, molte anche dirigenti, non vengono ad investire in questo territorio, quando devono capire che invece qui può esserci la base per una sanità di eccellenza, una sanità volta al cittadino, una sanità volta all'utenza, perché ci sono ancora i presupposti, l'humus, il territorio è ancora abbastanza fertile per poter immaginare di costruire una sanità buona. E allora Maria su questo mi ha dato l'esempio e io sto proseguendo su quella strada tracciata da lei.
Direttore, e cosa lei fin dal primo momento che si è insediato a Sapri ha fatto di tutto perché questa macchina, che l'ospedale di Sapri decollasse ancora di più e quindi da una 500 diventasse una Ferrari. Ci può dire che cosa sta facendo per quanto riguarda i medici che ci stanno praticamente abbandonando in questa zona? Allora, io intanto ho dovuto mettere in essere azioni volte a praticamente a garantire l'assistenza su questo territorio e quindi la carenza di personale medico, di radiologi soprattutto e di altre figure professionali ci ha fortemente penalizzato. Al momento, per i buoni rapporti che ho con l'azienda sanitaria di Potenza, ho instaurato una convenzione con l'ASP e verranno 4 radiologi a garantire un supporto alla nostra radiologia. Abbiamo in essere molte altre attività. Con l'ortopedia abbiamo avviato un'integrazione con l'ospedale di Vallo, per cui il dottore Molinaro garantisce, essendo primario a scavalco anche lì, la regolare turnistica nel nostro ospedale, pur con tutte le difficoltà che questo comporta. E in altri settori comunque stiamo cercando di attivarci con convenzionamenti e con mobilità non solo regionale e interregionale, ma anche con l'attivazione di nuovi concorsi per far sì che nuovo personale venga nella nostra realtà, cercando di vincolare anche contrattualmente questi dirigenti, perché non è detto e non è giusto che arrivino qui, si facciano il loro periodo tra virgolette canonico e poi vadano via in altre realtà. Quindi questo... Direttore, scusi, per un reparto per esempio di eccellenza di questo ospedale come gastroenterologia e per la rete di emergenza-urgenza, ecco, soprattutto per gli infartuati, come si sta lavorando? Allora, c'è una polemica in corso qui perché l'ospedale di Vallo in questo momento sta soffrendo un po' la carenza di medici soprattutto nel settore dell'emergenza dell'infarto e quindi dell'attività di emodinamica è in grossa sofferenza. Noi qui dobbiamo garantire l'accesso del paziente, la stabilizzazione e poi un invio nella struttura hub di riferimento che possa garantire appunto le procedure angioplastiche ove necessario. Allora il discorso è questo: fino a quando non sarà potenziata realmente una rete dell'emergenza efficace e efficiente sul territorio, che possa prevedere, anche l'eli soccorso con personale competente che possa garantire nell'immediato l'assistenza al paziente in urgenza, non si potrà mai prescindere da questa struttura ospedaliera, perché questa struttura ospedaliera serve un territorio, come dicevo, molto, molto difficile da raggiungere spesso, contrade. Io dico sempre, faccio sempre un esempio: salvare una vita umana non ha prezzo, e una vita umana vale anche tutta questa organizzazione. Quindi fino a quando non ci saranno altri sistemi che possano garantire emergenza e urgenza sul territorio, le attività ospedaliere come quelle in essere nel presidio di Sapri sono imprescindibili. Direttore, chiedo scusa, un'ultima domanda. Ecco, se dalle cronache dell'ASE sappiamo che lei ha vinto il concorso quale direttore sanitario dell'ospedale di Sarno, noi le facciamo i migliori auguri, ma possiamo anche sperare che lei rimanga a scavalco anche qui, visto il lavoro che ha fatto eccellente fin dall'inizio e si sta mettendo anima e corpo? Guardi, io ho dato disponibilità a questo, perché mi sono affezionato a questo territorio e ci sto profondendo tutto l'impegno che posso. Effettivamente vincere un concorso oggi non è cosa semplice, però comunque ho dato disponibilità in questa fase di interregno a garantire eventualmente con un interim, non lo so, anche questa realtà ospedaliera e territoriale. Sì. Allora, qui con noi oggi abbiamo anche l'onore e il piacere di avere il subcommissario sanitario dell'AS Salerno, il dottor D'Amato, che è venuto qui per presenziare la cerimonia dello svelamento della lapide della dottoressa e ci dirà anche qualche cosina. Sì, io ci tenevo ad esserci stamattina per un ricordo a Maria, mi sembra doveroso, perché io non ho avuto grandissimi punti, momenti di contatto, perché noi ci siamo insediati a fine giugno, per cui dopo pochi mesi è iniziata la tragedia della nostra amica e collega Maria, però mi sembrava doveroso perché lei ha dato l'anima per questo ospedale, questo è riconosciuto da tutti. Questo ospedale è cresciuto con Maria Ruocco, tutti la ricordano, e a mio avviso nei piccoli centri, nei piccoli ospedali,
stringersi, avere la possibilità di stringersi attorno a una persona che coordina i servizi, che nei momenti di difficoltà tiene le redini e aiuta tutti a stare insieme, agire insieme per andare avanti, diventa fondamentale. E l'ospedale di Sapri nella testimonianza, perché è un ospedale di confine, con tutto ciò che comporta essere un ospedale di confine, dalla Basilicata oppure della migrazione verso la Basilicata. La Calabria, anche, benissimo. Però nonostante ciò l'ospedale ha avuto e ha in questi anni dei numeri buoni, in alcuni casi più che buoni, meritevoli. Mi riferisco per esempio al numero di parti cesarei primari. Allora la griglia LEA, lei lo sa come funziona, siamo monitorati e monitoriamo di continuo, abbiamo fatto passi da gigante e quindi in questo momento l'ospedale di Sapri, il presidio di Sapri è al secondo posto, se si può parlare di classifica, tra i nostri ospedali. Ho visto i dati al 30 settembre per le valutazioni che noi mandiamo, i monitoraggi in regione che vanno al Ministero, e sta al 30,6% se non ricordo male, una media aziendale 36,6 al settembre. È vero, la griglia lei ci chiede il 24, ma partivamo da numeri assolutamente disastrosi, quindi non bisogna mollare, bisogna andare avanti in queste direzioni. Se poi si aggiunge che questo è un ospedale che lotta come molti ospedali purtroppo, ma questo per la posizione di confine, anche con una carenza di personale che in alcuni casi diventa più evidente, perché a Sapri ci viene la persona del posto ma ci si trasferisce con difficoltà, e allora questi dati assumono ancora maggiore importanza. Se si pensa anche alle fratture di femore, anche lì una griglia LEA che ci vuole al 60%, fratture di femore entro 48 ore per la popolazione uguale superiore a 65 anni, il dato a settembre era del 70%. Allora, questo è un ospedale che si muove bene, è un ospedale importante per l'ASL Salerno, per quanto di confine, forse proprio perché di confine. E allora dobbiamo andare avanti in questa direzione. È un ospedale che si muove bene, diceva bene commissario, però soprattutto per i servizi di eccellenza, parlo ad esempio di gastroenterologia. Anche soprattutto i sindacati hanno lamentato una carenza di personale. Ecco, come si può risolvere questo problema? E anche per quanto riguarda sempre Sapri, la rete dell'emergenza urgenza, mi riferisco in maniera particolare per chi è colpito da infarto. Per la rete dell'emergenza urgenza la rete è disegnata per tutta la nostra azienda, i riferimenti sono quelli che ha detto anche prima il dottore Calabrese, per cui la rete è disegnata dalla nostra azienda, c'è un decreto regionale per cui oramai siamo, penso di poter dire, coperti da quel punto di vista. Per quanto riguarda la gastroenterologia, questa assieme, diciamo che la gastroenterologia mi interessa anche per lo screening del colon retto che è partito di recente su questo territorio, stiamo raggiungendo dei numeri assolutamente fenomenali. Colgo l'occasione per ringraziare i medici di famiglia e per ringraziare i nostri partner, il Pascale e l'Istituto Zooprofilattico in questa azione, per cui senz'altro dobbiamo anche in questo caso andare avanti in questa direzione. Lei mi pone un problema di personale, problema che condivido è l'attenzione della direzione. Abbiamo purtroppo problemi seri nel reperire il personale, anche per gli ortopedici. Noi volevamo andare oltre, abbiamo bandito più volte, purtroppo sono andate deserte. E allora noi continueremo a fare in modo di, dopo l'estate, a cavallo dell'estate, prima dell'estate abbiamo messo in essere anche delle azioni un po' innovative in ambito aziendale, siamo andati a cercare i neospecializzati per potergli fare degli avvisi e dei contratti a termine. Allora noi le proviamo tutte, perché questo è un ospedale che deve crescere. Abbiamo di recente installato il mammografo, l'abbiamo collaudato, di ultima generazione, le assicuro che a breve partiremo alla grande anche con lo screening mammografico, che mi sembra un atto di civiltà estremamente importante, oltre che di sanitario di primaria importanza. Che cosa l'ha colpito di questo ospedale e cosa l'ha colpito del carattere della dottoressa Rocco? Di questo ospedale la bellezza. La bellezza mi riferisco rispetto alla posizione al mare. Allora, questa dalle degenze si vede il mare. È anche terapeutico per gli stessi pazienti questo. Io penso proprio di sì, io amo il mare e ovviamente io sono di Salerno e
questo affaccio sul mare qui, e ritengo che a Sapri siano fortunati gli operatori, e forse perciò non ci danno, dico, agiscono bene anche in situazioni di carenza, e sono fortunati i degenti. Quindi questo apprezzo, la dottoressa Rocco, la semplicità, la serenità, la dedizione. La ringraziamo per essere stato qui con noi e per averci onorato la sua presenza. Grazie a loro. Ultimissima domanda e poi la lascio andare. Per quanto riguarda Vallo della Lucania, quindi passiamo da Sapri a Vallo della Lucania, all'ospedale San Luca, uno degli hub più importanti sicuramente a sud di Salerno, il sindaco Aloia, che comunque anche un medico, lei lo sa, lamentava anche per quanto riguarda la questione dell'emergenza urgenza, il fatto che si è costretti ad andare ad esempio ad Eboli per risolvere, insomma, il problema di chi è infartuato. Ecco, cosa risponde ad Aloia, come sta lavorando l'ASL in questa direzione? Allora, le ribadisco quello che dico prima. L'ASL Salerno ha un piano per l'emergenza urgenza nella rete dell'infarto, c'è un decreto regionale, il sindaco dice bene rispetto a alcuni comuni che fanno parte di quel territorio, della vicinanza all'ospedale di Vallo. Però la popolazione raggiunge bene in tempi brevi, anche per questioni di viabilità, il presidio ebolitano. Per cui noi stiamo lavorando sull'ospedale di Vallo, cerchiamo di aumentare le risorse dell'ospedale di Vallo, perché il problema è quello. Ci sta una unità operativa, e proprio il sindaco ne è il responsabile di quel reparto, che agisce bene. Purtroppo con i numeri non ci siamo, con i numeri di personale non dipende dalla nostra volontà, questo per i motivi che le dicevo prima. Continueremo a cercare di migliorare. Con la dottoressa Maria Teresa Falce, che insomma medico oltre che assessore comunale a Sapri, è un suo ricordo della direttrice sanitaria Maria Rocco? La dottoressa Rocco l'ho conosciuta quando ho cominciato a lavorare a Sapri, per cui sono 14 anni che avevamo dei rapporti non molto stretti, ma si sono rinforzati nel momento in cui sono diventata assessore. Devo dire che l'ho conosciuta sotto un'altra luce, da dipendente l'ho conosciuta proprio come collaboratore, e come collaboratore mi sono accorta che lei ci teneva molto sia al territorio sia all'ospedale, ha dato praticamente tutte le sue energie fino all'ultimo per cercare di far andare avanti una macchina che era molto molto complessa, perché i problemi dell'ospedale li conosciamo tutti, e lei ha cercato di tener fede alla promessa che si era fatta, aveva fatto a se stessa e anche agli altri, di portare avanti un ospedale di frontiera, un ospedale che è sempre sul chi va là per quanto riguarda il mantenimento della sua apertura. E era una persona che umanamente dava moltissimo, ha dato moltissimo ai suoi collaboratori, ai suoi dipendenti, e per questo oggi la vogliamo ricordare cercando anche di tenerla viva nei nostri cuori, perché la dottoressa Rocco ha lavorato qui all'ospedale di Sapri per più di 20 anni e diciamo che l'ha plasmato in un certo modo. La vogliamo ricordare anche offrendo alla cittadinanza i risultati di uno screening sull'ipertensione che lei ha tenuto molto a effettuare nel territorio di Sapri in collaborazione con il distretto e con il comune. Uno screening che ha avuto anche un grosso successo da un punto di vista scientifico, perché sono stati esaminati più di 100 persone, e quindi c'è un risultato abbastanza significativo. La dottoressa Rocco ha collaborato anche all'elaborazione dello screening per il carcinoma del colon retto, e ci teneva molto anche alle mammografie, tant'è vero che ha accettato subito la richiesta da parte dell'amministrazione comunale di avere il mammografo che attualmente è tra i più moderni che esistono in Campania e che sta aspettando solo il radiologo per poter funzionare. Che dire, noi siamo contenti di averla avuta come nostra direttrice, e rimarrà sicuramente nella memoria di tutti quanti. Grazie.
Oggi alla cerimonia di ricordo della dottoressa Maria Ruocco e di intitolazione dell'Aula Magna era presente anche il sindaco di Santa Marina, l'onorevole Giovanni Fortunato, che è stato in passato come in presente e si augura anche in futuro una delle persone che ha investito di più per l'ospedale di Sapri e ha cercato di risolvere i problemi. Sì, è una giornata importante in onore alla dottoressa Ruocco, che tutti quanti eravamo legati perché negli anni ha saputo amministrare, gestire questo presidio ospedaliero fondamentale. E per quanto riguarda, diciamo, l'ospedale di Sapri, io credo che è una struttura fondamentale per la crescita di questo territorio. E l'ospedale di Sapri ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà un punto di riferimento forte per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Un paese, una realtà senza un'assistenza sanitaria, senza un presidio ospedaliero vicino al comprensorio non può crescere. È un elemento fondamentale anche a livello occupazionale. Ci sono molte criticità, vanno risolte, vanno potenziate. Una struttura sicuramente che va potenziata come personale, come infrastruttura, come attrezzature. E io credo che la politica, tutti gli amministratori devono far sì che questo presidio fondamentale resta duri e venga potenziato, perché è riferimento fondante per un futuro di questo territorio. Per quanto mi riguarda, io l'ho dimostrato quando sono stato, ho avuto ruoli istituzionali molto forti in provincia e regione, dove questo presidio ha avuto la prima TAC dell'ultima generazione. Abbiamo portato medici per potenziare l'infrastruttura, abbiamo fatto, sì assolutamente, nel piano ospedaliero era prevista anche l'oculistica, altri reparti che a me purtroppo nella nuova pianificazione sono stati tolti. Quindi per quanto riguarda la visione mia della sanità in questo territorio, io credo che l'ospedale di Sapri va potenziato, vanno fatte altre reparti fondamentali, perché non è possibile che i cittadini di questo territorio devono andare a Salerno o altrove e quando c'è la possibilità di potenziare una struttura importante come quella di Sapri. Ringraziamo a nome dell'ospedale tutto quello che ha fatto e farà ancora in futuro per l'ospedale di Sapri. Grazie a voi.